Ehi là, scimmie! Bentornate su Monsugi. Come avrete letto dal titolo, oggi parleremo di un argomento che ci avete richiesto molte volte, sia per messaggi che in direct. Scuole di cinema. Uno degli aspetti positivi dell'entrare in un'accademia di cinema è che sicuramente nel momento in cui inizi un percorso di studi accademico, la tua mente è concentrata principalmente sulla tua materia, quindi in questo caso il cinema. E tutti gli stimoli che ricevi dalla vita personale, dal mondo esterno alla scuola, vengono comunque processati ed elaborati in modo da essere trasmessi attraverso il mezzo cinematografico. Un altro fattore molto positivo che ti può dare un'accademia di cinema è la rete di contatti, principalmente studenti, quindi persone con un livello tecnico di abilità abbastanza scarso, diciamo amatoriale, con le quali però appunto proprio per questo motivo sarà più facile iniziare i primi progetti, fare le prime sperimentazioni, comunque scambiarsi i primi lavori, essendo più o meno allo stesso livello. Un altro contatto interessante che può darti l'Accademia, anche se è più difficile da stringere, è quello con i professori. Loro sono professionisti, quindi può essere che durante un percorso accademico li vedrai anche magari solamente una settimana su 2 anni. Però loro saranno i primi che potranno invece darti dei lavori pagati su set di vere case di produzioni e quindi fornirti delle vere esperienze di gavetta in quello che è il mondo concreto del cinema, della pubblicità o della televisione. Quali sono invece i contro? Periodi di tempo lunghissimi, lunghi rispetto a quanto in realtà potresti imparare da soli a casa, online, oggigiorno, in pochissimi mesi. La scuola di cinema dura circa 2-3 anni, quindi capite bene che il tempo è molto più dilatato. Secondo problema, davvero fondamentale, è quello della selezione. In un'accademia privata il livello di selezione è davvero basso, in quanto l'accademia richiede molto denaro, dunque per alzare il proprio fatturato ha bisogno di più persone. A quel punto vi troverete con cani e porci a lezione con voi che rallenteranno di tanto il vostro apprendimento, già rallentato come detto precedentemente dalla scuola. Ultimo problema, non da poco, è la qualità-prezzo. Pagherete migliaia e migliaia di euro, cosa che noi abbiamo fatto sulla nostra pelle e che non rifaremo mai più, per una qualità non all'altezza. Secondo te ne è valsa la spesa rispetto a quello che ci ha dato la scuola, alla formazione? No. Abbiamo parlato di apprendimento, ma come ti forma una scuola di cinema? C'è un primo periodo, nel nostro caso un mese, detto mese propedeutico, in cui hai modo di toccare tutti gli ambiti del mondo cinematografico. Quindi anche se tu entri in accademia con l'idea di voler fare qualcosa, che può essere ad esempio regia, durante questo mese potrai provare il lavoro del fonico, del montatore, dell'attore, e in modo da poi decidere al termine di questo periodo di tempo quale sarà effettivamente la strada definitiva per il tuo percorso accademico. Una volta decisa questa, si svilupperanno le lezioni in merito alla materia che hai scelto e dovrai iniziare a lavorare i primi progetti, anche questi con una cadenza periodica, nel nostro caso sempre mensile. Con i primi progetti arriveranno anche le prime presentazioni pubbliche, le prime umiliazioni di fronte a tutta la classe e le prime grandi delusioni, come se questi progetti da 2 minuti fatti per l'Accademia fossero il film della vita. Quello che vi possiamo consigliare è di non fare una scuola di cinema privata, come abbiamo fatto noi due, ma di optare invece per la scuola statale, perché farete molte più ore di studio alla settimana, ogni giorno, pagherete meno e soprattutto, in quanto finanziata dallo Stato, avrete più tutela da parte della scuola. Detto questo, arriviamo al punto un po' più doloroso, che è quello delle professioni da scegliere. Noi qui non possiamo consigliarvi troppo perché sta a voi e per passioni personali, però sappiate che lavori come recitazione, regia o sceneggiatura
implicano una possibilità di lavoro futuro molto bassa, mentre altri lavori un poco più tecnici hanno molta più prospettiva di lavoro. Quindi vedete voi, soprattutto seguite la vostra passione, ma mettete in conto anche questo. La scuola non ti inserisce nel mondo del lavoro. Devi essere tu a costituire un tuo portfolio, quindi un insieme di tutti i tuoi lavori che più dimostrano il tuo valore, e andarti a presentare al mondo. Dico portfolio e non curriculum perché molto spesso il curriculum si limita ad elencare una lista di esperienze o di attestati che però non dimostrano effettivamente le tue capacità. Quindi qui deve subentrare il portfolio e lo showreel, ossia un video all'interno del quale viene messo il meglio dei tuoi lavori audiovisivi. Un altro consiglio fondamentale che posso dare è quello di creare un sito web che alla fine non è altro che un portfolio digitale accessibile a tutti, perché sarà il modo più veloce per comunicare e far vedere a degli estranei i tuoi lavori. Siamo arrivati all'ultimo punto, fondamentale, in quanto vogliamo darvi un consiglio basato sulla nostra esperienza. All'inizio della vostra carriera formativa e professionale non sarete bravi, quindi non abbiate fretta di lavorare, quindi di millantare in giro abilità nascoste che non avete, e passate quel tempo invece a studiare da soli, tutorial dopo tutorial, in modo da diventare davvero bravi e un giorno, magari dopo 2-3 anni di studio o anche prima se riuscite a farlo, di dimostrare il più possibile attraverso le vostre abilità. Noi abbiamo cercato di darvi più informazioni possibili basandoci su quella che è stata la nostra personale esperienza in un'accademia di cinema. Speriamo di aver colmato i vostri dubbi, soprattutto a quelle domande di cui non è facile trovare la risposta con una semplice ricerca su Google. Detto ciò, il resto sta a voi, scegliete bene, state attenti e poi son cazzi vostri. Di certo non vi devono dire due persone sul web cosa fare della vostra vita. Quindi iscrivetevi al canale, commentate qui sotto con una vostra esperienza sul mondo del cinema, oppure su una scuola se l'avete fatta, o anche quello che vorreste fare, noi risponderemo a tutto. Ci rivediamo qui con un nuovo video di Monsugi.